Bentornati su Cyberpunk 2077, puntata numero 71, se non erro. Siamo già alla 71. E se ricordate, dovevamo entrare in questo drive-in. Eccolo qua. Siamo fuori al drive-in. Ci sono anche i cartelloni, vedete. Abbiamo visto anche, guardate, c'è una bobina del cinema qua. C'è una bobina gigante che fa da cartellone. E in pratica ci sono tutte le locandine dei film qui, l'abbiamo vista nello scorso episodio. E io sono entrato qui, sono arrivato qui con la macchina rubata ai Tiger Claws nel tempio shintoista, dove è successo di tutto, è successo un casino in quel tempio. Se non l'avete visto la scorsa puntata, andate a dargli un'occhiata perché è veramente un disastro, vabbè. Comunque, che è sta roba? So strong it glows, cos'è? 100% puro. È tipo vodka. Allora, guarda, siete del traffico, guarda. Ok. C'è un'astronave pubblicitaria con i cartelloni tipo Coloni Extramondo, vedete? Allora devo cercare di entrare perché qua dentro c'è un poster che mi serve. Purtroppo, come vedete, entrare non è facile perché c'è tutto il filo spinato sopra. Anche se io riuscissi a scavalcare qui, cosa che posso fare non troppo agevolmente, ma si può fare, tipo se faccio così. Niente, non mi ci fa un daso. Comunque c'è anche il filo spinato, quindi non posso. Facendo il giro abbiamo visto che anche qui le barricate sono molto alte e c'è il filo spinato, quindi riuscire a andare oltre qua è un problema. Secondo me il graffito dei tarocchi sta dietro lo schermo del cinema. Ok, torniamo indietro. Un po' da quest'altra parte. Mi sa che sta tramontando il sole, eh? Tra poco farà notte. Che veicolo è quello? È un camion volante! Un camion volante che porta chissà quali merci. Come vedete, insomma, scavalcare qua è un problema. Ci tenevano però a non far entrare gente a vedere il film del straforo, eh? Allora, quindi abbiamo trovato qui st'ufficio. Qua è rotto sto monitor, quindi non si può fare niente. E io dicevo, forse nel computer troviamo un documento che ci dice qual è il codice d'accesso. Però non l'abbiamo trovato sto documento. Allora, forse ho letto male, rileggiamo meglio. Ah, il codice dell'ingresso principale è stato cambiato in 0000, così tutti potranno venire a prendere le loro cose. Contattare Mark Seaton. Ah sì, perché qua l'hanno chiuso, sto drive-in ha chiuso i battenti, è andato in bancarotta, raga. È triste, ma è anche una metafora del fatto della morte del cinema, no? Nel mondo moderno, con i vari servizi on demand, Netflix, eccetera, eccetera, e tutto quanto. Il cinema, diciamo, quello fisico, il cinema vero, le sale cinematografiche stanno morendo. E comunque abbiamo trovato il... Stranamente avevo letto così di fretta l'altra volta che non avevo visto il codice. Magari qualcuno l'ha anche notato e me l'ha scritto nei commenti, ma io ancora li devo leggere, i commenti della scorsa puntata, scusate ragazzi. Allora, andiamo, quindi 0000. E si è aperto. Ok, e siamo qui. Questa qui è la sala del proiezionista, vedete? Una specie di prefabbricato sospeso. Ci sono tipo delle scalette, ma sono ritratte. Poi qua c'è una macchina sfornata. Qua ci sono i cessi chimici, che sono veramente luridi. Qua tutte macchinette per comprare il cibo mentre si guarda il film. Comunque è molto piccolino sto drive-in, eh. È veramente piccolo sto cinema all'aperto, ragazzi. Un po' fa un po' tristezza, perché comunque c'entrano poche macchine dentro, vedete?
Allora, vediamo un po' quante colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 6, 36 macchine massimo. C'entrano proprio a farcele stare proprio strette strette. Ah, è un po' desolato il posto, eh. Vediamo un po' qui. Qui ci sono delle impalcature, altre macchinette. Qua c'è tipo un bazar che però è chiuso. Chissà cosa vendevano qui. In questo bazar, altre macchinette. Vediamo un po'. Ecco, qua c'è tutta un'area con i boschetti. Che però, magari se avessero spostato lo schermo un po' più avanti di qualche metro, avrebbero guadagnato un paio di file di auto, cioè si sarebbero potuti mettere un altro paio di file di auto. Quindi invece dei 36 ce ne potrebbero entrare 48. 48, sì. Oh, c'è qualcuno che dorme qui, guarda un po'. Ci sono delle patatine fritte, un hot dog, però non è in casa, non è in casa. Saliamo perché qui sopra c'è il tarocco. Eccolo qua. Che Chi l'avrebbe tarocco detto? è? Gli amanti. Sono due teschi sti amanti però. Mamma mia, con le lingue. Fanno prese. Sono serpenti le lingue in realtà. Allora, gli amanti. La carta degli amanti è una carta di dicotomia. Essa rappresenta le contraddizioni insite in ognuno di noi e la sfida di trovare un equilibrio tra gli estremi. Gli amanti simboleggiano anche dilemmi come il matto che indugia i bivi, incapace di prendere una decisione. Quindi sa significare non effettivamente due amanti, ma sa significare due realtà parallele e contrapposte, delle quali si fa fatica a trovare un'identità, una soluzione, diciamo la cosiddetta dicotomia, no? Una divisione all'interno di uno stesso ambito. Ok. Gilet da motociclista in bottino. Qua c'è una scatolina Whole Foods, magari era una pizzetta. Ok, penso che non sia tutto qui però, forse c'è qualche altra cosa da fare qui oltre al graffito dei tarocchi. Allora, vediamo un po' qua, si può accedere al tetto di questo piccolo bazar. Magari riusciamo a entrarci dentro e vedere cosa vendevano. È un po', sono curioso, andiamo a vedere. Interessante sta cosa del cinema abbandonato però, eh? Molto interessante. Qua sembra tipo una stazione di servizio. Si può salire qua? Questo è un impianto di raffreddamento tipo aria condizionata, ci sono delle antenne, ma non c'è modo di entrare in questo edificio. Allora, scusate ragazzi, la voce non sto particolarmente bene, come avrete capito. Comunque andiamo, dai. Okay. Ah, c'è una cosa qua. Cos'è? Componenti, oggetti rari. Ci sono delle bombole. Allora, manca di vedere la sala del proiezionista, ragazzi. Ci manca di vedere la sala del proiezionista. Chissà se c'è un modo di magari far partire il film. Tra l'altro, se ci fate caso, sta tramontando il sole. Quindi è proprio l'ideale, perché calano le tenebre. Il sole va via, arriva la notte su Night City e il drive-in fantasma riapre i battenti solo per noi. Guardate il sole, guardate, si vede il sole qua che sta tramontando. E noi siamo le ultime persone che vedranno un film, forse, all'interno di questo drive-in, chissà. Andiamo a vedere se è effettivamente così. Se è possibile avviare la macchina da presa, no, la macchina da presa, il proiettore.
Andiamo dal proiezionista, andiamo. Night City si prepara la notte. La città cambia volto. Durante la notte escono fuori i lupi mannari, come diceva quella famosa canzone inglese. Ok. Oh, si è aperta in automatico la porta? Quindi vuol dire che c'è corrente. Aspetta, aspetta. Quindi c'è la corrente. Sì, guarda. C'è una bandiera tipo sudista. Vediamo un po'. Silver Pixel Cloud sta crescendo. Silver Pixel Cloud è il nome del cinema. Stiamo crescendo, grazie a tutti i nostri nuovi clienti. Siamo lieti di aggiungere ancora più spazio per voi e per le vostre auto. Non è che c'è tanto spazio per le auto, eh. Più spazio, più privacy, più divertimento. Se dici te. Tanto più privacy perché tanta gente andava al cinema e al drive-in non tanto per guardare il film, ma per stare appartati con la propria fidanzatina, no? Ok. Andiamo a vedere. Ah, c'è il disco di Johnny Silverhand anche qui. Inutile che lo prendo perché me lo distrugge se lo prendo. Bushido X, Fade to Black, questo è un altro film, eh. Vediamo un po' che altri. Ah, mi sa che c'è sto film qua nella pellicola, forse. L'ultimo film che stavano proiettando. E siete giorno. C'era per capelli, non mi interessa. È pieno di libri e di giornali e di fumetti. Sì, perché il proiezionista, il lavoro del proiezionista non è semplice. Magari quando arriva un film nuovo il proiezionista se lo vede assieme a tutti gli altri, no? Qui dalla cabina di regia. Ma poi, dopo la prima volta, dopo 2 volte che si è visto lo stesso film, non ce la fa più. Mentre il film va, fa altro, legge, guasta il computer, eccetera. Ma vediamo un po' che dice qua il computer. Fai. Silver Pixel Cloud. Ah, questi sono i film che davano nel 2069, quindi sono 8 anni che il cinema è fermo. Allora, alle 4:30 Incubo in Jig Jig Street, alle 6 di sera Cronaca del ghiaccio e del cromo, non è del fuoco, è del cromo. E poi Jig Jig Street sarebbe Nightmare on Elm Street, invece c'è cioè, Nightmare. Invece Jig Jig Street, Cronache del ghiaccio e del cromo, invece del ghiaccio e del fuoco, le strade di Night City alle 8, sono le strade di San Francisco, non lo so, poi alle 10:30 di sera Bushido X Dissolvenza, abbiamo visto il poster, mezzanotte classico varietà di commedie romantiche di Silver Pixel. Quindi insomma facevano un po' una programmazione variegata. Ok, questo è il Bushido X Fade to Black, che qui lo chiama Bushido X Dissolvenza in nero. C'è una pallina antistress qua. Ma è possibile avviare il film? Ma qui c'è del cibo. Purtroppo sembra non sia possibile avviare il film. Sono rimasto molto. Cos'è? Che rumore? Cos'era? Sono rimasto molto. Ma aspetta, ma lì c'è una scala, forse posso arrivarci? C'ho paura di cadere, però aspetta, magari se gli sparo. Niente. C'è qualcosa che mi dice che non è tutto qua. La carta da gioco. Forse devo andare sopra? Vedete che c'è? Forse lo devo accendere? Perché è tipo stand-by. Qua c'è tipo un deck. Mi sa che devo andare sopra, ragazzi. Forse c'è un modo di riuscire a raggiungere quella scaletta. Aspettate un attimo. Cercando se c'è un modo, ma pare che non ci sia modo per attivare il film.
Forse. Forse c'è un modo, ma più avanti nel gioco, non so. Niente, non riesco a raggiungere. C'è il sospetto che... Allora... Sono un po' deluso, perché sono abbastanza sicuro che ci sia. Ragazzi, qua penso che ci torneremo però, andiamo giù. Quella di sera era affascinante. Purtroppo il cinema dovrà attendere, dobbiamo tornare. Aspetta un attimo, voglio un attimo andare a documentarmi su sta storia. Allora, rieccoci qua, sono un attimo a leggere una cosa. E c'è scritto da qualche parte che si può attivare un film, ma non è così facile. Bisogna prima attivare, bisogna chiedere a Rogue, la ricordate Rogue? È la tizia che aveva fatto la storia. Ah, scusate se mi si è sentito poco, perché avevo lasciato il microfono lontano, mannaggia a me. Allora, ok, dicevo, ricordate Rogue, la tizia con cui John aveva fatto l'assalto alla Torre Arasaka? E in pratica ho scoperto, leggendo, che è possibile fare una side quest con lei all'interno del drive-in. Side quest in cui forse potremo attivare il film e vedere il film. Adesso quindi proviamo a chiamare Rogue. Ricordate, abbiamo fatto anche una missione con lei di recente, quando abbiamo scoperto il punto in cui era seppellito Johnny. Guarda quante macchine. Ok, devo chiamarla. Come faccio? Chiamiamo il telefonino. Eccolo qua. Rogue. Apri messaggi. Due messaggi di Rogue ce l'ho qua. Te ne vai, torna qui adesso, ti sto aspettando. Come è andato il tuo giretto a giacimenti petroliferi? Non perdi tempo come le buniche? Cosa è meglio? Sto parlando con i miei uomini, forse abbiamo un'espresa su Grayson. Nasce morto, chissà cosa speravate di ottenere. Ok, questi sono vecchi messaggi. Chiamiamola. No, ho sbagliato, ho messo Regina Jones. V. Ci si vede? Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono. Sì, ok. Ho sbagliato, devo mettere... Dov'è? Dov'è? È sparita? Non la vedo più. Ma dov'è? Ma non c'è? È sparita? Perché non la posso più chiamare? Ah, eccola. Chiama, vai. Johnny vorrebbe invitarti a un appuntamento. Che ne dici? È Johnny a chiedermelo, o sei tu? Johnny, sei tu quella che diceva di poterci distinguere senza problemi. Ok, e dove andiamo? Tu dove vorresti andare? Al Silver Pixel Cloud di Northug.
Ok, passo a prenderti all'Afterlife. Qui la devo andare a prendere e portarla qua. Vediamo un po', varrà la pena fare tutto sto giro? Vediamo un po'. Ho dimenticato di dirti. Passa di sera, adesso altre cose da fare, ma è già sera. Le gomme. Andiamo a prenderla. Ah, yeah. La musica è veramente schifo. Voi per fortuna non la sentite. Mo la cambio, eh. Ok, ho messo Night FM che più musica. Aia. No, ma perché? Ho sbagliato strada. Contromano, aiuto! Ok, andiamo all'Afterlife. Mamma mia, sono da 300 all'ora. Dai, su, fatemi passare. Boh, scusa. Dai, 500 metri, siamo arrivati, eh. Contromano, aiuto! No, ma che è un exit map questo? Cos'è? È un garage. Non ha caricato la texture del pavimento del garage, mamma mia. Allora, la macchina è tutta scassata e fumante, eh. Allora, facciamo una cosa. Sei arrivato qui con la macchina di Tiger Claws, ma io adesso che vado a prendere Rogue, chiamo la... Porca puttana, ma non mi sono sotto. Vado a chiama la Porsche di Johnny, mi pare il minimo. Chiamerò la Porsche di Johnny. No, ma qua sono all'Ember, io non devo andare all'Ember. È un all'after, ma dove cacchio mi ha portato?
Devo andare all'Afterlife, no all'Embers. Porca vacca, dov'è? Dov'era l'Afterlife? Era da ste parti. Ah, andiamo sul diario. Allora, no, con l'Embers no. Eccolo qua. Segui in carico, vai. No, no, ce la fa. Vaffanculo. Prendiamo la moto. Prendiamo, tra l'altro, ma è sparita la Lamborghini di Tiger Cruise, mi sa. Scusa, hai visto una Lamborghini qua in giro? Ehi. Hola. Ah, no, è che ha la Lamborghini. Vabbè. Ma li mortacci tua, ma non mai. Ma sei ciecato, non mai visto. Chilometro e mezzo, andiamo. Fa un casino, guarda qua. Oh, oh, oh. Che volo, ma non devo andare di qua, devo scendere giù. Un casino. Trovo giù tre parchimetri. Che devo attraversare il ponte un'altra volta. No, che fate? Quindi dovevo salire su in realtà. Poi c'è un parcheggio. Sento una musica, ma la sento molto bassa io, figuratevi voi. Devo salire su sto ponte. Ma senti che roba? I pirati spaziali, così come sono stati definiti, hanno rubato dei... Hanno fatto perdere... Ok, abbiamo sentito abbastanza delle giornate, andiamo. Ma Gang ti deve portare in giro come esca. Dovrebbe essere un complimento. Mi sembri diversa. Provaci ancora. Forse la terza volta avrai successo. Ehi, Rogue, sei pronta?
Ancora, tu. Andiamo? È incazzato quello, eh? Non è venuto. Ci raggiunge dopo. Vedo che lo tieni al guinzaglio corto. Molto saggia per essere così giovane. Ah, ecco, ecco la, la Porsche. Eh sì. Dove l'hai presa? Era in quel container. Quello di cui parlava Grace. Ok. Ho un sacco di ricordi di quest'auto. Andiamo. Il Silver Pixel Cloud è il tuo posto preferito? Una volta, probabilmente. Ci vado da secoli. I drive-in sono passati di moda un secolo fa. Ma il Silver Pixel è ancora lì. Sembra un posto fico per un appuntamento. Lo pensavo anch'io. Per questo ho suggerito a Johnny di portarmi lì. Un milione di anni fa. Quindi e lui non ce l'ha mai portato. La sua idea. La sua idea di serata romantica consisteva nel far saltare la sacra. Che vuoi dire? Scusa? A cosa mi è cambiato? Vuole davvero trascorrere. Niente trucchetti né secondi fini. Certo. Rogue. Stonco. Un Johnny Silver ed altruista. Pare che tu abbia un'influenza positiva su di lui. Intanto alcuni dialoghi, come vedete, li salta, in automatico. Sempre un bug sui dialoghi. Dai, siamo arrivati. Ci siamo. Chiuso. È davvero passato parecchio tempo. Tecnicamente è aperto. Sono già stato qui. Conosco un ingresso. Avremo tutto il posto per noi. Ok. Dici niente, Gianni? D'accordo. Questa non c'era prima, eh. Ok, controlliamo il proiettore. Sì, c'era questa, solo io che non ci ho fatto caso. La macchina scassata sui foratini. Dov'è Johnny? Che ha detto che lui controlla il proiettore. Dove sei Johnny? Dove sta già sopra. Andiamo a vedere. L'ingresso è qui. Sì, lo so, ci sono già stato, te l'ho detto, no? Sembra che abbia trovato il proiettore.
Per caso hai idea di come farlo funzionare? Ora vediamo. Ma guarda, in programmazione Bushido 10. Perfetto. Sembra una discreta merda. V, siamo in un drive-in. Il film è l'ultima cosa che conta. Mi serve solo un po' di rumore di sottofondo. Sangue, tette, violenza. Quel genere di cose. Allora Bushido andrà benissimo. D'accordo, V, fatti da parte. Da qui in poi ci penso io. Oh oh, mi devo fidare a dargli il controllo? Divertitevi, ragazzacci. Abbiamo preso i posti migliori. Salta su. Questo è il filmaccio Bushido X. Wow, che figata sto film. È una specie di incrocio fra Matrix, un film di Jackie Chan e Terminator. Te la immaginavi così immaginata? Sapevo che le cose sarebbero dovute cambiare se avessimo voluto uscire insieme a vedere. Ma non immaginavo che sarebbero cambiate tanto. Diciamo che sia ancora il 2015. Ci siamo appena incontrati. Io non so ancora che razza di bastardo sei. Ma a me piace la Rogue del 2077. Una versione notevolmente inferiore. Ok, diciamo che è il 2015. Se potessi rivivere il passato, che cosa cambieresti? Qualcosa? Funziona così. Tutte le decisioni idiote che ho preso appartengono. Quindi ti faresti ammazzare di nuovo? La tua ossessione per la Rasaka, per qualcuno che non era reale. Ehi, ehi, ehi. Che succede? Niente, che... Ho avuto parecchio tempo per pensare mentre eri morto. Chi sei? Tutto il resto. Sicura che sia tutto qui? Non riguarda Grayson o Smasher? Cosa? Che c'entra Smasher in tutto questo? Ho l'impressione che tu abbia ancora una spina nel fianco. E infatti, sono incazzata e delusa, ma preferisco non pensarci ora. Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa. John, ti nascondo un sacco di cose. Ma abbiamo soltanto questa sera. Johnny. È comunque più di quanto sperassi. Rogue. Il mio tempo è contato, il mio corpo preso in prestito. Ma sono qui. E qua scatta la censura. Diciamo che abbiamo riunito due piccioncini, ok. Lei è un po' invecchiata rispetto ai bei tempi, però.
YouTube, non mi bannare, Johnny, per cortesia. Non posso. Non è giusto. Intendi nei confronti di V? Nei tuoi doppia confronti. Voce. Doppia voce. Mi sono sforzata di fingere che non fosse cambiato nulla. Di fingermi la stessa Rogue che conoscevi. Sono persino riuscita ad autoconvincermi per un po'. Torno per conto mio. Rogue! Cazzo. Era una cosa che non si doveva fare, insomma. Pillola blu e si torna alla realtà. Beh, io francamente ho fatto questa side solo per fare un favore a Johnny. Rogue se n'è andata. Solo per fare un favore a Johnny e per vedere il film, che tra l'altro non era un granché sto film, però ci siamo tolti sto sfizio. Comunque alla fine non ha funzionato, perché Rogue non se l'è sentita, anche perché diciamo c'era un po' di differenza d'età fra lei e V, che V doveva fare un Johnny, il Johnny del 2015, diciamo, doveva interpretarlo, ma non è la stessa cosa. E lei ha detto che non se l'è sentita non per V, perché stavano usando il corpo di V, ma per un altro motivo, perché ha detto che sono cambiate troppe cose. In 50 anni sono cambiate troppe cose. Già. Immagino non sia andata benissimo. No. Doveva essere una bella serata al drive-in. Ora è incazzata e non vuole neanche dirmi il perché. Hai qualche ipotesi? Ricordi Grayson? Quello che ha detto? Quanto sembrava strano? Non direi strano. Lui la provocava. Sembrava che ci fosse qualcosa sotto. Devo rifletterci su. Intanto portami a Northug. Questo dovrebbe aiutarti a capire Rogue. No, Kerry. Te lo spiegherò quando saremo lì. Il film era una merda in carta pecorita. È vero, il film faceva lo schifo. Comunque, ok. Abbiamo finito questa qui, poi questa storia con, diciamo, quello che ci ha detto Johnny, continueremo in un'altra missione successiva. Però insomma, come avete visto, quando il tempo passa, non sempre le cose poi si risanano, eh. Mi ha dato un'altra missione, subito? La facciamo subito? Ecco, vediamo un pochetto come prosegue la missione. Facciamolo subito invece di aspettare. Allora, devo andare al cartello di Northug. Allora, chiamiamo la moto. Che tanto la Porsche è sparita. C'è Night City sullo sfondo. Questa già l'abbiamo sentita prima. Gli occhiali, perché me l'ha tolti? Andiamo contro mano.
Sì, spirito imprenditoriale americano. Se frega una roba, spirito imprenditoriale. Ma vattela a piangere. Allora, mettiamoci gli occhiali coatti, che non so perché me l'ha tolti. Ma l'ho persi proprio. Ah no, eccoli, eccoli. Ok, i miei occhiali super coatti, questi mi piacciono. Andiamo. Dovrebbe andare. Beh, che ci facciamo qui di preciso? Ho sentito che Carrie si è fatto una reggia, che se la passa bene. E dov'è che l'avresti sentito? Qua e là in città. I Quotifax sono pieni di storie su di lui. Ah già, tu non c'eri. Ah, la tua seratuna libera. Che c'è? Vuoi fargli visita? Sì, tanto vale farlo adesso. Quindi dovrei fare visita a Carrie, guardarmi in giro e criticare le tende? Sai cosa scrivono di lui? Che è depresso e ha cercato di suicidarsi. Cos'è? Hai paura che possa farsi del male? Chi lo sa, ad ogni modo potrei dargli qualche consiglio. Stai dicendo che vuoi andare di persona, che devo lasciarti di nuovo il controllo? No, sì. L'ultima volta mi sono comportato bene, no? Credo di essermi meritato un'altra libera porca uscita. Puttana. Cos'è questa storia del tentato suicidio? Roba da dilettanti. Non ha nemmeno messo insieme il pubblico giusto. Ha provato a spararsi nella sua stanza. La guardia del corpo gli ha preso la pistola, come una caramella a un bambino. Sarà un'invenzione dei media. Certo, potrebbe, ma voglio scoprirlo. Ok, ma prima voglio sapere cosa vuoi fare. Niente di stupido, promesso. Voglio solo vedere come se la passa. Come pensi di dirgli che sei tu? Potrebbe avere già i suoi problemi. Forse non è il momento migliore per incasinarlo ulteriormente. Vi, Kerr ha sempre avuto i suoi problemi. Per questo andavamo d'accordo, nonostante tutto. Non preoccuparti, improvviserò con delicatezza. Ma prima dobbiamo entrare in casa sua. Ok, dimmi quando vuoi prendere il comando. Allora, dobbiamo andare a sto Kerr. Andiamo. Ho tirato giù un cartello. Come va a centrare? Come va a centrare? Devo entrare a destraforo? Mi devo arrampicare? Come faccio? Oh, qua il muro diventa più basso, fermi tutti, forse ce la faccio. Ma c'è un disegno. Wow, che simbolismo. Eh sì. Ti ha pure per culo. Andiamo, saliamo qua, dai. Da qua ce la dovrei fare. Una poltrona, c'è un surf.
Ok, sono dentro la villa. O meglio, ci sono delle guardie androidi, non mi devo far beccare. Oh, fermi tutti. No. E tutta questa tecnologia? C'è una guardia android, se queste mi beccano mi fanno fare in 2 secondi, sono fortissime. Ah, non ce l'hanno con me? No, non ci sono io, ciao. Scappo, aiuto. Che macchinone. Che strana. Ma dov'è Carrie? Sta qui dando solo. Chi è che mi ha cioccato? No, io non sono qui. Ma perché? Ah, questo è un vetro! Non posso entrare qua. No, vai giù. Ma che cacchio di villone è questo? Guardate che roba! Una cosa impressionante sta villa. Qua pure c'è un vetro, non posso entrare. Porca vacca. Aia! Ho finito il proiettile. Faccio entrare qua, dov'è l'entrata? Componenti rari. Peggio di un cazzotto in un occhio. Spero sia costata parecchio almeno. Qualcosa dovrà pur giustificare questa pacchianaggine. Ok, devo andare più a sopra? La villa è enorme. No, rieccolo! Perché non mi tira fuori la pistola? E se buggava la pistola? È così banale che sembra uscita da un catalogo. Dubito che l'abbia scelta Carrie. Mangia sempre fuori. Sempre. Chiuso. Forse è l'unica cosa che serve davvero in questo appartamento. Il letto? Devo scendere qua sotto. Ah, la meravigliosa farfalla Carrie che emerge dalla crisalide dei samurai. Questa è fantastica. Glielo concedo. La macchina? In modo che devo andare. Vado qua su? Dove già sono stato, tra l'altro. Qua c'è il bagno, chiuso. E questo? Second Conflict. Ma sui suoi album? Ha sempre scelto dei titoli kitsch. Pare che non sia affatto cambiato. Ok, questo lo conosco persino io. Un vecchio classico. E questo? Un nostro vecchio singolo. Non so perché Carrie conservi merda simile. Never Fade Away. Se dovessi scegliere la mia preferita, sarebbe questa.
Oh cazzo, scappa, scappa! Dove cacchio sta Carrie? Non lo trovo. Sta qui? Davanti alla TV? Olografica? Si siederà qui a pensare. A che cazzo mi serve tutta questa roba? È sparito già. Proiettili. Turbo Dracula, cos'è? Un film o un videogioco? C'è un videogioco. Dove cacchio sta Carrie? Ragazzi, mi sa che la puntata finisce qui perché il tempo a nostra disposizione è finito. Mi sono infiltrato nella villa di Carrie, che è l'altro, un altro dei componenti del gruppo di Johnny, che ormai è vecchio, ormai sarà vecchio perché sono tutti invecchiati tranne lui, ovviamente, che lui è morto 50 anni prima. E Guerre Corporative, il musical. Niente ragazzi, quindi per questa volta la puntata finisce qui. Nel prossimo episodio andremo a cercare Carrie, che sarà qua da qualche parte, che si è buttato dove, e ci parleremo per finire una volta per tutte questa storia sul passato di Johnny Silverhand. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.